stato un meeting questo del G7 di ieri e di oggi, come sapete, in versione diversa rispetto al passato, con l'assenza della Russia per le note vicende legate alla crisi ucraina, e che si colloca peraltro in un contesto di appuntamenti internazionali molto significativi e importanti, sia in ordine al rinnovamento dei vertici delle istituzioni europee, che però sarà comunque preceduto da un importantissimo Consiglio europeo del 26 e 27, sia in ordine alle cerimonie di domani in Normandia, sia più in generale sulla situazione internazionale, in modo non solo legata all'Ucraina, ma ad altre realtà, a partire, per quello che ci riguarda, dal Nord Africa e dalla Libia, su cui anche in queste ore sono numerosi gli elementi di riflessione e le novità. E allora, molto sinteticamente, bene il lavoro sui dossier, sul tema importante e significativo dell'energia. L'Italia su questo ha presentato i lavori della iniziativa di Roma del 6 o 7 maggio, non ricordo, scorso, guidato dal ministro Guidi. Sull'Ucraina avete, credo, già il documento finale, vi è già stato consegnato, quindi se volete poi entriamo nel merito. È stata una discussione molto lunga sia ieri sera che nel corso del lunch di oggi. Il tema per noi rilevante e significativo della crescita, dell'importanza dell'investire sulla crescita economica, e naturalmente tutto il tema del Medio Oriente e del Nord Africa, dicevo. Ovviamente ci sono stati a margine degli incontri non soltanto le occasioni per qualche battuta scherzosa. Io sono molto preoccupato perché l'ultimo incontro che avevo fatto con questo formato era più o meno 2 mesi fa. Se appena arrivato sono stato preso in giro per i capelli bianchi in più che ho, significa che questi 2 mesi in Italia sono stati 2 mesi particolarmente accesi e impegnativi. La prima cosa che mi è stata detta: sarà anche migliorato il clima, ma evidentemente è peggiorato l'aspetto. Battute a parte, però, naturalmente accanto a questo c'è stata anche l'occasione per 2 bilaterali formali con Cancelliere Merkel e il Primo Ministro Cameron, e anche di qualche scambio con il Presidente francese Hollande, in vista del rinnovo dei vertici delle istituzioni. Gli altri interlocutori li avete visti, li conoscete. Per noi poi con Shinzo Abe ci vediamo domani a Villa Doria Pamphilj e faremo conferenza stampa insieme, per cui se ci sono questioni specifiche riguardo al Giappone magari le affrontiamo domani. Prendiamo qualche domanda rapidissima insieme, vai Filippo. Mamma mia. Mentre lei era qui nei notiziari, Francesco Bei di Repubblica, nei notiziari scorrevano le immagini dello scandalo di Venezia, con l'arresto del sindaco, insomma, che ha fatto poi il giro del mondo. Volevo sapere, ecco, quali provvedimenti urgenti intende prendere per combattere la corruzione in Italia. Bei su Venezia, bene, poi rapidi, facciamo, se siete d'accordo così cerco di prendere Ivo Caizzi, il Corriere Caizzi. della Allora, Ivo Caizzi del Corriere della Sera, mi aggancio per una parte alla domanda del collega. Nelle raccomandazioni della Commissione europea, tra le varie richieste di riforme, c'era un invito specifico a intervenire proprio sulla corruzione, che come lei sa è un freno della crescita. Ho visto che lei già si sta muovendo a degli interventi specifici in embrione, se ce li può chiarire, e se intende estendersi in una cosa che sarebbe un po' inedita, di entrare in maniera determinata in quello che è il traffico delle influenze, le raccomandazioni, il mettere delle persone in posti chiave per motivi di appartenenza, di provenienza, di relazione e non di capacità o di competenza, che in genere è uno degli elementi base su cui poi si sviluppa la corruzione. Velocissimo, le nomine. Se lei ci può Nomine dire, europee, sì, le scusi, nomine perfetto, benissimo. europee, ci Ha fatto rimettiamo due a lei. domande, Caizzi, No, due, valgono. due. No, beh, insomma, Davide Carretta. corruzione, raccomandazione. Davide Carretta di Radio Radicale, sempre a proposito delle nomine della conferenza stampa che ci sarà tra poco. La BCE ha tagliato
il tasso di riferimento, volevo sapere se aveva un commento su questo e se ritiene che nel pacchetto nomine la presidenza della BCE debba rientrare oppure se un italiano lì sia irremovibile. Grazie Carretta. Altre due? Martini? Professore Domine, lei ha attestato l'Italia su una posizione politicamente corretta, ma diciamo, se ci fosse uno sblocco sui contenuti, diciamo, è difficile immaginare una posizione agnostica dell'Italia sui nomi, perciò le chiedo, i potenziali candidati italiani necessariamente dovranno essere ex capi del governo e comunque quali sono le postazioni che l'Italia, al di là dei propri candidati, considera strategiche oltre la presidenza? Grazie Martini. Lorenzo Consoli. Dov'è? Eccolo. Sempre sulle nomine, Presidente, c'è un problema riguardante proprio il conflitto, la controversia che c'è fra Parlamento e Consiglio europeo. C'è un processo che viene chiamato parlamentarizzazione della democrazia europea. L'Italia si era dichiarata insieme alla Francia favorevole a questo processo. Adesso l'Italia continua ad essere favorevole al fatto che il presidente designato della Commissione sia uno dei candidati usciti da questo processo dal Parlamento europeo o potrebbe anche essere un esterno, perché se fosse un esterno si va al conflitto, rotta di collisione col Parlamento che ha detto che non lo vota, che lo boccia. Dunque abbiamo preso 5 domande, 5 uomini e tutte vedo sull'Ucraina, sull'energia, sulla Libia, cioè sui temi oggetto del G7, quindi se prendiamo possiamo Filippo prendere una domanda femminile e poi Giovanna Pancheri. Giovanna Pancheri. Allora gliela faccio anche sulle donne, appunto sempre nel quadro però delle nomine, lei vorrebbe vedere una donna in almeno uno dei posti chiave che ci sono per l'Europa e poi se posso invece sul MOSE, semplicemente visto che questa inchiesta ha anche l'ambito alla politica da entrambe le parti, se secondo lei sono necessari anche dei provvedimenti più strettamente legati al suo partito. Altro che l'ambito, andiamo avanti, l'ultima donna, prego. Tamboellini dell'Ansa, buongiorno. Sull'Ucraina, ecco, per parlare. Nei giorni scorsi il Presidente Obama ha lanciato un piano da $1 miliardi per stanziare uomini e mezzi in modo tale nell'Europa dell'Est, in modo tale che la NATO possa essere pronta a un eventuale intervento. Il ministro Pinotti era piuttosto tiepida su questa ipotesi, mi chiedevo appunto la sua opinione su un eventuale intervento. Allora, proverei, se Filippo mi autorizza, a fare e poi vi lasciamo alla conferenza di Draghi. Ci sono una serie di questioni che riguardano le nomine delle istituzioni europee, le affronterei tutte insieme. C'è un passaggio su Venezia e direi c'è quest'ultimo elemento sull'Ucraina. Questi sono i 3 blocchi di domande, se li ho sintetizzati bene, provo ad essere il più rapido possibile. Vabbè, andiamo in ordine, partiamo da Bei, Caizzi, la Pancheri sul tema della vicenda veneziana. È del tutto evidente che di fronte a questi fatti ci sono i principi costituzionali che ciascuno di noi ribadisce e riconosce, cioè la piena fiducia nel lavoro della magistratura e la presunzione di non colpevolezza e di innocenza fino a sentenza che ci auguriamo possa essere attuata, a cui speriamo che si possa arrivare il più velocemente possibile, perché un paese civile è un paese che manda a sentenza il più rapidamente possibile, a quel punto poi non c'è presunzione di innocenza che tenga, o sei innocente, non presunto, sei innocente o sei colpevole. Questo però è naturalmente un non rispondere alla domanda dal punto di vista politico, quindi il Presidente del Consiglio ha il dovere di rispondere in questo modo sempre per correttezza istituzionale. Nel merito, ovviamente, tutte le volte che vediamo vicende di corruzione l'amarezza è enorme. È un'amarezza profonda perché ti trovi di fronte a chi tradisce la fiducia più grande, che è quella la fiducia dei cittadini nel buon operato e nella correttezza personale. Dunque si tratta di una, per chi fa politica e per chi la fa in modo serio, è veramente tutte le volte un colpo e una ferita. Naturalmente tutte le volte riparte il dibattito su quali sono le regole. Il problema della corruzione non sono le regole che ci sono le regole che non si rispettano.
Cioè non si tratta semplicemente tutte le volte di inventarsi delle nuove regole, si tratta di rispettare le regole che ci sono. Ma potrebbero esserci delle regole. Io personalmente un politico che viene indagato per corruzione lo indagherei per alto tradimento, se dovesse dipendere da me. Perché uno che prende delle tangenti tradisce il mandato, l'onore al qua, sul quale aveva giurato. C'è una norma costituzionale che parla di onore, l'abbiamo messa da parte, ma insomma forse dipendesse da me la riscrittura del codice parlerei di alto tradimento. Al di fuori di questa metafora, che poi tanto metafora non è, la sintesi è che sicuramente noi interverremo nelle prossime ore, nei prossimi giorni, sui temi degli appalti pubblici, dell'Autorità Nazionale per la Anticorruzione, degli interventi specifici, però il punto centrale vorrei che fosse chiaro: non possiamo tutte le volte che c'è una vicenda di corruzione dire che il problema sono le regole, il problema sono i ladri, non le regole. Poi le regole si possono modificare, implementare, ripensare, e lo faremo, per carità di Dio, perché il diritto è un processo che segue i tempi, i ritmi della società. Però il punto centrale è: smettiamo di dire che ci sono i ladri perché non ci sono le regole. Ci sono i ladri perché c'è gente che ruba, la gente che ruba va mandata a casa, va processata, bisogna aspettare che sia condannata in modo definitivo. Bisogna avere il pieno rispetto di tutte le presunzioni costituzionali, ma il problema delle tangenti non sta nelle regole, sta nei ladri, perché altrimenti parte tutte le volte il dibattito sociologico: ah, ma la colpa è delle regole, ah, ma se ci fossero degli appalti diversi. No, poi naturalmente toccherà a noi fare di tutto per andare a intervenire con ancora maggiore forza. Vorrei però sottolineare, anche rispetto alla considerazione di Caizzi sulle raccomandazioni che ha fatto l'Europa, che il fatto che emergano delle vicende di corruzione, vista dallo sguardo internazionale europeo, è paradossalmente un bene, non un male, per chi dice in Italia sono forti i fenomeni di corruzione. Il fatto che emergano significa che c'è una magistratura che li fa emergere. Quindi vorrei su questo essere molto chiaro e concreto: se ci sono dei fenomeni di corruzione, e ci sono, come è noto, quello che deve essere chiaro è che in Italia questi fenomeni di corruzione si vanno a colpire, e questo è l'elemento di novità. Il punto centrale è garantire che chi viene condannato per questi reati poi non abbia la possibilità di ritornare magari 20 anni dopo a occuparsi della cosa pubblica. In questo senso la mia proposta di un DASPO ai politici o imprenditori che siano implicati in vicende corruttive è esattamente il senso di questa operazione. Risparmio le mie considerazioni, il tema negli posti di responsabilità ci vanno quelli bravi, lì dipende dalla spina dorsale e dalla capacità di chi deve nominare. Mi pare che da questo punto di vista il nostro paese abbia già mostrato nelle ultime scelte la libertà totale di azione e di intervento. Poi magari uno sbaglia, ma questo è un altro discorso. Certo, non fa scelte sulla base dell'appartenenza politica. Direi che questo può chiudere la vicenda della questione di Venezia. Sì, direi di aver risposto a tutto. Questione delle nomine: la Banca Centrale Europea non c'entra assolutamente niente in questa discussione. Qui noi siamo a discutere del Presidente della Commissione, del Presidente del Consiglio Europeo, dell'Alto Rappresentante per la Politica Estera e eventualmente di tutti gli incarichi attinenti al Parlamento Europeo, che vanno dalle commissioni o ai gruppi di lavoro, l'Eurogruppo, so che hanno peraltro scadenze differenziate, quindi non entrerei nel merito e nel dettaglio. Ma se c'è una cosa che non entra in questa discussione è la Banca Centrale Europea, che ha un mandato, credo, ancora per 5 anni, mi pare di ricordare, che credo che ci sia un consenso molto forte rispetto all'azione che la Banca Centrale sta mettendo in atto. È comunque un tema che non riguarda questa discussione. L'Italia non ha un nome o una candidatura nazionale, né si
attacca o aggrappa a scelte di natura geografica. Noi siamo europeisti convinti, per noi l'importante è che le istituzioni europee funzionino, quindi l'importante è che ci siano dei candidati o delle candidate in grado di rappresentare con forza e determinazione il nostro comune destino, che è il destino di cittadini europei. Obiettivo del governo italiano è sottolineare come una certa politica basata sul rigore e sull'austerity e non sulla crescita e lo sviluppo abbia mostrato oggi il proprio limite, si sia chiusa quella fase lì. E mi pare che tanto tra i sostenitori quanto tra i critici di quell'impostazione oggi sia matura la consapevolezza che dobbiamo aprire una pagina nuova. Questo è il punto centrale e da questo punto di vista il nome o i nomi in discussione devono essere conseguenza delle scelte di agenda che si fanno. Quindi per me prima viene questo tipo di ragionamento e di riflessione e dopo viene tutto il resto. Certo, mi si dice, si sono presentati dei candidati dei singoli partiti europei. Sappiamo che si è trattato di un percorso importante, l'inizio di un percorso di sempre maggiore, auspichiamo, democratizzazione. Sappiamo che le regole comunque lasciano in testa al Consiglio il compito di presentare una proposta al Parlamento. Sappiamo che è interesse del Consiglio e del Parlamento arrivare a una soluzione che tenga conto delle legittime competenze di tutti. Quindi questo non è il tempo dei diktat, questo non è il luogo dei veti, è il luogo degli accordi nel senso più nobile del termine, ma nessuno può fare dei diktat, né una forza politica eletta al Parlamento europeo, né un paese, né altri. Aggiungo che nessun candidato ha ottenuto la maggioranza, perché questo è un passaggio molto importante. Nessun candidato ha ottenuto la maggioranza e quindi occorre trovare a maggior ragione un punto di intesa complessivo che può partire naturalmente e che senz'altro partirà nella discussione da chi si è candidato, ma lo dice il segretario del partito che ha ottenuto più voti in Europa, non il capo del governo italiano. In questo caso mi cambio giacchetta per 30 secondi, parlo a nome del primo partito come votanti in Europa. Noi pensiamo che uno sforzo democratico nella scelta delle istituzioni significhi tentare di dare una risposta alle esigenze dei cittadini, non alle ambizioni dei singoli candidati. In altri termini, se dopo ciò che è accaduto in termini di voto popolare i leader dei paesi si mettessero a discutere, a litigare, o anche i membri dell'Europarlamento, su dei nomi senza un ragionamento strategico, quello sarebbe il principale regalo che noi potremmo fare agli anti-europei, agli anti-europeisti. Sarebbe un clamoroso e un gigantesco autogol da parte dei politici che guidano i paesi. Per cui la sintesi di questo ragionamento, spero di essere stato sufficientemente chiaro, è perché per quello che ci riguarda, noi lavoriamo perché ci sia un'Europa che abbia una strategia sugli investimenti nell'edilizia scolastica, abbia una strategia sugli investimenti nelle infrastrutture tecnologiche, abbia una politica energetica degna di questo nome, sia capace di una politica estera basata sui valori e sui diritti umani, sia nelle condizioni di affermare il proprio ruolo il più possibile unitario su tante partite che riguardano la vita quotidiana delle persone, a partire dai fenomeni migratori che non possono essere appaltati a uno Stato, fino alle grandi questioni di competitività e di sviluppo del nostro continente. Su questi temi l'Italia vuole giocare da protagonista, ma non vuol dire che vuol mettere gli italiani, il protagonismo non me lo assicura la carta d'identità, me lo assicurano le idee, per cui sul dibattito, sulle idee l'Italia sarà assolutamente protagonista, lo è già adesso, lo è forte di un risultato che è un risultato molto importante dal punto di vista elettorale, che continua a sorprendere anche i nostri interlocutori, anche qui non credo di svelare nessun tipo di
notizia riservata se dico che se in Italia nel mio schieramento e nel mio partito le prime ore sono state più di sorpresa che di felicità, quasi che qualcuno chiedesse ma siamo sicuri che questo dato percentuale è la colonna giusta, è la colonna del nostro partito, le virgole sono messe bene, sì, siamo tranquilli. Bene, una volta accaduto questo per noi, a maggior ragione la sorpresa è una sorpresa che ha riguardato anche altri paesi. Adesso questa sorpresa si muta in responsabilità e si tratta della responsabilità di fare dell'Europa un luogo di progetti coraggiosi e non un luogo di asfissiante burocrazia. Sono molto ottimista che si possa ottenere un risultato positivo, indipendentemente dalla nazionalità delle persone scelte. Magari hai una persona che viene da un paese, cioè non è detto che individuare un italiano sia indice di crescita e sviluppo, o viceversa che non avere italiani nelle posizioni principali sia un problema. Su questo siamo molto laici. Rispetto all'ultima questione, credo di aver risposto a tutto. Prego. Le donne, qual è la domanda, Giovanna? Sulle nomine, se comunque le piacerebbe vedere una donna in uno dei posti chiavi. Beh, assolutamente sì. Ma come è noto, per uno che ha fatto il governo con metà donne, che ha fatto una segreteria del PD con metà donne, che ha investito molto su questi temi, beh, se per una volta l'Italia, anziché venire a farsi dettare la linea, prova a mostrare un esempio, è un fatto positivo. Dopodiché va capito questo che cosa significhi. Nella commissione uscente delle quattro posizioni di maggiore responsabilità era presente una donna nella persona dell'alta rappresentante della politica estera, mentre il Presidente del Consiglio, il Presidente della Commissione e il Presidente del Parlamento in entrambi i due mandati, in entrambi il mezzo mandato, erano uomini. Quindi lo vedremo sicuramente, credo che sia una specificità, che è un risultato sicuramente dal quale, diciamo, rispetto al quale non puoi peggiorare, uno su quattro, poi vediamo, non credo che ci sia un tema di quote, ma sicuramente un tema di sensibilità. Sulla vicenda ucraina la discussione è stata seria, la parte che riguarda la NATO la vediamo il 4 e 5, dove? In Galles? Dove siamo? In Galles il 4 e 5 settembre, quindi fino a quella data la discussione sulla NATO la rivedremo in quella sede lì. Qui la discussione è stata più ampia. Rispetto all'AIA avete visto che sono stati fatti dei passi in avanti in alcuni settori, ci sono però rilevanti preoccupazioni. Trovo che sia stato significativo e utile che anche in questo caso il G7 abbia mantenuto quell'unità di fondo che è precondizione per poter affrontare il grande tema dei rapporti con la Russia e con l'Ucraina. Mi auguro e spero che il semestre italiano di presidenza europea, su cui è forte l'attenzione, su cui è veramente forte l'attenzione da parte dei nostri interlocutori e alleati, possa essere l'occasione per una scommessa complessiva di alto livello e anche di qualche ambizione in più rispetto al passato. L'Europa deve essere un pochino più ambiziosa. Con questo vi saluto, vi auguro buon lavoro. Chiedo scusa, non prenderei altre domande, ma le abbiamo fatto, serve a farvi. Scusate un secondo, sull'energia la domanda era stata sulle tassi della BCE, effettivamente non ho risposto e mi scuso, però aspetterei che il Presidente Draghi offrisse la propria... Sì, l'ha già fatto, ma deve fare la conferenza stampa, si commentano le frasi, non è che si commentano gli atti, specie se una volta fatto la scelta poi il Presidente Draghi intende informarla. Se volete non mancherà un'analisi successiva, ma non adesso. Platero in via eccezionale per chi viene dagli Stati Uniti, però guarda, solo perché... Una cosa che ha a che fare appunto con la Casa Bianca, che ha identificato un
diciamo, confine altrettanto fragile della NATO, oltre a quello ucraino, nella parte meridionale. E ha menzionato, ci hanno menzionato dei funzionari della Casa Bianca, in particolare l'Italia, il fronte del Mediterraneo, per la questione libica, per la questione dell'immigrazione, per il rischio di infiltrazioni terroristiche. Per questo ci hanno detto che l'Italia deve contribuire, deve aumentare, deve portare al 2% il contributo che dà alla NATO. Ecco, ne avete parlato di questo altro ventre molle, diciamo, subito il secondo dopo l'Ucraina. Dunque, la questione relativa alla Libia è stato oggetto di una discussione, l'ho introdotta io, quindi ne abbiamo discusso, non a proposito della percentuali o del ruolo della NATO. Ricordo che qui si ragionava di G7, per cui quando siamo in sede G7 si ragiona del G7, quando siamo in sede NATO si ragiona di NATO. Io personalmente non posso che ribadire la posizione del governo italiano, che è una posizione molto seria su questo. Noi pensiamo e siamo convinti che la Libia sia un fronte straordinariamente importante. Questa attenzione che dedichiamo alla Libia è un'attenzione innanzitutto legata al processo migratorio in corso per il nostro paese. Circa il 96% degli immigrati che sbarcano, che vengono raccolti attraverso l'operazione Mare Nostrum, parte da una Libia che in questi ultimi mesi ha perduto, beh, non soltanto in questi ultimi mesi, una capacità di governo tale da rendere sostanzialmente complicato avere interlocutori sul territorio. Per questo motivo nell'intervento, ma devo dire che è stato ripreso da tutti i colleghi, il punto centrale è un buon coordinamento tra gli inviati speciali che già sono stati nominati, ma anche un maggiore ruolo delle Nazioni Unite, sia in ordine al possibile investimento sui rifugi dell'Organizzazione Nazionale per i Rifugiati, che in termini di presenza politica. Il punto specifico della NATO non è stato toccato, perlomeno nel corso di questo vertice, sicuramente a Cardiff discuteremo di questo. Questo è possibile un aumento? Allora, però io sono stato bravo, rispettato l'arrivo dall'America. La mia posizione è sempre la stessa. Credo che il punto centrale sia oggi avere una forte presenza in Libia. Quanto agli obblighi e ai denari che noi investiamo come Italia, beh, mi permetto di dire che siamo, credo, il terzo, non mi ricordo, contributore delle Nazioni Unite, delle Organizzazioni Nazioni Unite per ciò che riguarda, ora ti do le statistiche dopo perché non ce le ho qui, ma insomma siamo tra i primissimi contributori delle Nazioni Unite per gli investimenti, per l'intervento dei caschi blu, per esempio, e delle missioni. Beh, mi spiegate per quale motivo la Libia, se devo ragionare semplicemente in termini squisitamente economici, noi i soldi li mettiamo, vorremmo che fossero spesi anche in Libia, però questo atteggiamento, nonostante la nota formazione politico-economica di Platero, è sicuramente anche da lui non condiviso. Non è certo un ragionamento semplicemente economico quello che porta a giustificare l'intervento da una parte o dall'altra. Noi siamo contributori di tutte le organizzazioni internazionali delle quali facciamo parte, in misura decisamente superiore a tanti altri. Oggi però la partita non è capire se passiamo dall'1,8 all'1,9 o se andiamo a intervenire in modo diverso sull'ONU, la partita è capire che la Libia è un luogo assolutamente fondamentale per tutti coloro i quali hanno a cuore la sicurezza, la pace e la prosperità di tutta l'Europa e non soltanto dell'Europa del Sud. Aggiungo, così sono davvero nei tempi, come sapete al termine di questo venerdì di celebrazioni e di ricorrenze, sabato il nuovo presidente ucraino presta giuramento, comunque c'è la cerimonia di ingresso al potere del presidente Poroshenko, ma domenica c'è un altrettanto importante passaggio in Egitto che vorrei sottolineare, perché dopo le elezioni in Egitto si apre, speriamo, una stagione di stabilità anche in quel paese. Noi lavoreremo perché l'intera area del Mediterraneo, che come sapete è stata oggetto della prima visita ufficiale fatta dal nuovo governo italiano
in Tunisia in questo caso, possa essere l'avamposto di una grande scommessa culturale, economica, civile e quindi di conseguenza, fatemelo dire, politica con la P maiuscola. So che avreste tantissime altre domande, ma voi per primi, fedeli all'impegno che abbiamo tutti noi con l'arma dei carabinieri nei secoli fedele, adesso mi liberate perché io devo andare a Roma, dove si festeggiano i 200 anni di questa istituzione che credo sia nel cuore sicuramente dei cittadini italiani, ma per lo spessore e per il valore sicuramente anche di una parte dei cittadini europei. Per cui vi saluto, vi auguro in bocca al lupo, buon lavoro e mi raccomando non perdete la conferenza stampa del Presidente Draghi, che poi Filippo Sensi commenterà per voi su questi schermi. Grazie mille, arrivederci. Arrivederci a tutti.